Siamo volati a Londra per provare Forza Horizon 2, il corsistico open world sviluppato da Playground Games, presente all'evento in una versione sostanzialmente definitiva. Forza Horizon 2 è soprattutto libertà. La mappa di gioco è titanica e il team non fa mistero di essersi ispirato ai panorami della Toscana, agli scorci della Provenza e alle suggestioni visive della costiera amalfitana, fino a salire verso la Costa Azzurra. I quadri digitali dipinti da Playground Games sono convincenti, risolvendosi in ambienti sempre ben caratterizzati, pronti ad accogliere qualsiasi scorreria del giocatore. Anche a livello tecnico il lavoro svolto sulle ambientazioni è più che buono, sebbene ancora si veda un po' di pop-up delle texture quando si schizza a tutta birra in campo aperto. Mentre la qualità degli shader che riproducono l'effetto bagnato sull'asfalto non è proprio entusiasmante, il colpo d'occhio generale è di grande impatto, grazie anche alla risoluzione di 1080p e dai 30 fps che non tentennano. Sul fronte del modello di guida, Forza Horizon 2 propone ovviamente un feeling più arcade rispetto a quello del suo collega. Più che stare attenti all'aderenza e allo spostamento dei carichi, è sufficiente parzializzare il gas. Sono però tanti gli aiuti in game che possono essere disattivati, per avviarsi verso un modello di guida un po' meno permissivo. C'è anche un sistema di modifica delle parti meccaniche, che permette poi di ritoccare persino la lunghezza delle marce e la pressione degli pneumatici, così da far felici tutti i giocatori. Anche sul fronte delle attività, Forza Horizon 2 non vuole farsi mancare davvero nulla. Oltre alle attività libere sulla mappa, ci sono varie sfide, fra cui le nuove cross country, che ci spingono a spericolati fuori pista. Forza Horizon 2 è pronto per ammagliare tutti i possessori di Xbox One, recuperando le qualità del primo capitolo per traghettarle nella next gen. Lontano dalle doti simulative del collega Motorsport, propone una mappa molto vasta, suggestioni paesaggistiche da urlo e una progressione non inquadrata, che mescola l'amore per la guida con quello per la libertà. Ben accolte le aggiunte fatte sul fronte del tuning, i cambiamenti climatici, i nuovi venti. Tutto confluisce in quello che ha i tratti di un racing game solidissimo e visivamente d'impatto.